Ci troviamo a Villar Pellice, piccolo paese di mezza montagna e fatto da 1000 rotti abitanti, una grande comunità. Quando io ho deciso di aprire il bar qui era un po' una scommessa e niente, ho detto boh, lo voglio perché non c'è un bar e sicuramente per chi è qui 365 giorni l'anno un bar serviva. Bar di un paese significa che accogli tutti, accogli le famiglie, accogli i signori che vengono al mattino a far colazione, vengono a fare l'aperitivo a pranzo, vengono a fare l'aperitivo a cena. Facciamo bar, facciamo parco giochi, facciamo baby parking, facciamo succursale della farmacia, succursale di qualunque, corriere, perché magari arriva il corriere, non trova il cliente a casa e lascia il pacco qua, quindi magari ti vedi arrivare dalla borgata, dalla borgata più dispersa il signore che sa che il pacco è qui e viene a ritirarlo. Il Gallo ho conosciuto quando ho partecipato al MIP e mi è stato proprio presentato lì il GAL, praticamente mi ha dato il premio di insediamento per il bar, col quale io ho fatto i rulli, i tandem, tutto quello che è descritto nel progetto del GAL. Tutti i nostri salumi e i formaggi arrivano dall'azienda agricola che è qui di fronte, da Stefano David. Poi ci sono, oggi è mercato, quindi ci sono anche i signori del mercato, le arance, queste cose qui le compriamo anche da loro, poi andiamo in boulanger, cerchiamo di collaborare con tutti. La collaborazione con la farmacia è iniziata prima che con tutti, perché la collaborazione con la farmacia, quando io sono venuta qui a vedere dove il comune aveva deciso di lasciare aprire un bar, sono andata in farmacia e gli ho chiesto proprio al dottor Allio quanto, e alla figlia Arianna, quanto poteva interessargli una collaborazione fatta col bar. Era una cosa un po' da fantascienza, perché comunque non è facile pensare che la farmacia possa collaborare con un bar. E abbiamo proprio fatto un patto dove noi avremmo ritirato i loro colli quando, non essendoci loro il venerdì, noi ritiriamo i loro colli laddove c'è chi ha bisogno, che non può prendersi la roba in farmacia entro l'orario di chiusura, sa che poi il giorno dopo le loro medicine sono al bar e vengono a prendere al bar. Diciamo che è importante, per me era importante riuscire ad aprire un bar qua, perché poi si sono visti i risultati.